inizia la presentazione di questo volume. Vi ringrazio per la vostra partecipazione nonostante le intemperie del tempo, quindi significa che c'è una certa attesa rispetto a questo volume, al lavoro fatto dai protagonisti di questa vicenda. La manifestazione è presieduta dal dottor De Camillis, che è presidente del Consiglio Comunale. Ci sono qui i protagonisti, quelli che hanno realizzato il manufatto, il volume. Colatti, Siviero, De Miranda, dall'altra parte c'è Pickler e poi abbiamo Antonelli, l'assessore alla all'urbanistica, e il dottor Luciano D'Affonte, siamo per ultimo, che è stato quello che ha ispirato e ha condotto, diciamo così, in fondo a termine questa grande operazione che dà lustro alla città di Pescara, dà lustro credo all'intero Abruzzo. Io credo che possiamo dire con tranquillità che questa è una delle opere più prestigiose realizzate recentemente nella nostra regione. Tante volte come regione Abruzzo abbiamo dovuto, come dire, fare un po' un passo indietro per una serie di motivi. Bene, noi abbiamo il dovere anche di far sì che queste cose che nascono in questa regione come il ponte di Pescara vengano valorizzate a pieno, come è giusto che sia. E io non devo aggiungere altro, do subito la parola al presidente De Camillis, che governerà l'assemblea. Grazie a tutti quanti. La meteorologia non ci aiuta perché il freddo non ha consentito a tutti gli amici di raggiungere questa sala, ma ho speranze che nei prossimi minuti altri arrivino. A me spetta, così, come dire, di accendere la candelina, la quarta candelina di questo ponte del mare. Sono 4 anni, tra qualche giorno saranno 4 anni. Per cui poi questa candelina sarà spenta da altri, sarà spenta da Luciano D'Affonso, che ebbe l'idea, ebbe questo sogno, questa follia, chiamiamola, inizialmente sembrava una follia, ma una follia che poi si è realizzata. Come già è stato detto, il Ponte del Mare non è più il simbolo, doveva essere il simbolo della città di Pescara, ma oggi è diventato il simbolo dell'Abruzzo. È tutto l'Abruzzo che si identifica con questa opera, che è un'opera, non spetta a me dirlo, ma è un'opera che tutti ci invidiano. Tutti quanti abbiamo avuto testimonianze, notizie di amici che ci sono venuti a trovare da altre regioni, da oltre confine, e tutti sono rimasti entusiasti di questa, oserei dire, da questa opera d'arte, perché è un'opera d'arte, questo ponte che è sollevato su questo splendido fiume che ci fa intravedere, ci fa sognare l'orizzonte dall'altra parte dell'Adriatico, ma se ci giriamo di 160 gradi vediamo tutte le nostre splendide montagne, per cui veramente sembra di vivere un sogno, ma sogno non è, perché quando, qui io vorrei sottolineare solo la, oltre la follia di Luciano D'Affonso nel pensare pensare di volerlo realizzare, poi a fianco a questa follia del pensiero c'è la capacità realizzativa, perché realizzarlo così in breve tempo, un'opera così importante, così impegnativa per un'amministrazione locale, certo sapete tutti quanti che le opere vengono pensate, vengono progettate, vengono realizzate, ma ci vogliono anni, anni, anni. A Pescara purtroppo noi abbiamo una tristissima testimonianza che tutto avviene con decenni. La stazione ci sono voluti 30 anni, l'ospedale ci sono voluti 20, 25 anni, qui ogni cosa che viene pensata
che forse viene realizzata a Pescara è sempre frutto di decenni. Questa, grazie alla follia e alla capacità realizzativa amministrativa di Luciano, siamo riusciti a realizzarla nel giro di pochissimi anni. Ha coinvolto tutte le forze che sono sedute su questo tavolo, ma anche in altre parti della città. È riuscito a convincere di questo suo sogno capacità economiche che hanno finanziato l'opera, e finalmente abbiamo avuto la realizzazione, anche se in un momento così, diciamo, transitorio della vita amministrativa di Pescara, Luciano non potette essere quello che ufficialmente la inaugurava, ma l'ha inaugurata ugualmente, ufficiosamente, perché ricordo questo incontro tra il nuovo e il vecchio sindaco di Pescara, quello che tutto faceva pensare. Le cose per Luciano sono andate non bene, credo che siano andate benissimo, perché forse non tutti, forse anche lui non ci sperava, non era così materialista da pensare che tutto si sarebbe potuto risolvere nella maniera migliore. Questo si è risolto, a lui a questo punto spetta, come dire, l'intestazione di questa grande opera d'arte che, ripeto, e con questo termino, non è più il simbolo, la simbologia di Pescara, non è più la cartolina di Pescara, ma è la cartolina dell'Abruzzo. E se in Italia, ma anche oltre frontiera, c'è qualcuno che pensa di realizzare qualcosa, sicuramente guarda con interesse e con un po' di invidia al Ponte del Mare oggi fatto qui a Pescara. Io lascio la parola ad altri che sapranno illustrare meglio di me. Abbiamo provato diversi schizzi che forse possiamo
vedere, è venuto alla mente, oppure qua c'erano dei vincoli tecnici non indifferenti, e soprattutto si doveva sollevare il ponte in questo passaggio in modo che passassero sotto i pescheggi le barche. Erano, mi pare, prescritto 15 metri, un'altezza di 15 metri, una luce di 15 metri e di superare. Ovviamente, pensando ad andare dritto, sappiamo che sono i vincoli per i pedoni, che sono i vincoli dell'8% di pendenza, non si può superare l'8%, ed era uno degli unici modi di fare dei curvoni, di fare dei tornanti, di fare una vela, di prolungare praticamente il ponte, perché prolungandolo io ho più spazio di superare questo vincolo. Ok, è venuto fuori questo schizzo, questo prolungamento, abbiamo fatto i calcoli e più o meno abbiamo visto che ci stiamo con l'8%. Staticamente era previsto che nel fiume, nel cosa, non si potrebbe entrare, insomma, meno due luci sopra, più strette erano 60 metri, per tenere sopra cerchevamo di fare un pilone unico, perché era necessario non entrare nel fiume, e è venuto fuori un attimino questa idea di contropesare ponte. Facendo i primi schizzi, forse passiamo al secondo che lo vediamo, vediamo un attimino il pilone che doveva essere non dritto ma ovviamente di opposto, perché era trainante il ponte ciclabile verso sud-est, ok, va bene, e dall'altra parte mettere un contropeso. Con questa idea è nata un certo momento questo ponte che partono la ciclabile e la pedonale insieme, dovevano staccarsi per fare questo contropeso e attraversare questo. Quell'idea è venuta fuori la vista, perché siamo sopra 15 metri sopra l'acqua, da una parte del mare, dall'altra parte delle montagne bellissime qua di Pescara con il Gran Sasso in fondo. Abbiamo messo in carta meglio questi schizzi, li ho mandato quella volta via posta al loro sindaco, e lui l'ha fatto vedere a qualcuno in comune, niente, non so, e mi ha chiamato con entusiasmo: va molto bene, ci piace molto la sua idea, eccetera, vado avanti. In quel momento siamo andati avanti con disegni per la presentazione, eccetera, a fare un po' di costi, cosa possono costare e meno, e viene il problema da superare, e come quasi sempre noi architetti, è chi paga o il trovare i soldi, perché facciamo tante idee, tanti progetti, specialmente in questo periodo, però che poi vengano costruiti pochi ormai, perché mancano i fondi. Però lui era molto molto abile, devo dire, che ha trovato dei sponsor che alla presentazione gli invitati, e tutti hanno rilanciato la mano: sì, siamo d'accordo, era quella la giornata più importante per me, qua nella sala comunale, ricordo a suo tempo, e c'erano i soldi. Allora mi ha detto: adesso possiamo uscire col progetto vero e proprio, con fondazione dei soldi ci sono, possiamo fare il progetto esecutivo. In quel momento ovviamente ci voleva un ingegnere molto molto abile, perché questi schizzi, questi disegni sono tuttora molto audaci, e di mettere in funzione tutto questo qua. Con l'ingegnere di Miranda abbiamo trovato ovviamente un collaboratore molto molto abile e capace, perché il lavoro statico di quest'opera non è indifferente. Abbiamo fatto gli esecutivi, lui ha fatto le sue il progetto esecutivo, noi i nostri della parte estetica, e siamo andati avanti e siamo andati a costruzione. Ovviamente in quel periodo passavo spesso per Pescara, perché frequento tra la Puglia e Bolzano, faccio la strada, sono uscito e con grande gioia ho trovato sempre persone della città sul ponte, sul cantiere.
Sì, in una parte, nell'altra parte mi hanno, ho trovato le persone, mi hanno chiesto chi sono, dove sono l'architetto, mi mandavano delle foto, perciò la Bolzano, io ero sempre informato sull'andamento del progetto. Niente, alla fine è stato inaugurato, il ponte è qua. Quando sono passato un giorno a comprare il giornale, il mio sigaro toscano, cosa vedo delle, ho visto delle cartoline postali, ero ovviamente una grandissima gioia, 5-6 tipi di cartoline postali che ho trovato su questo, ho detto, ma si vede che piace, che è un punto di riferimento, forse lo facciamo vedere, se andiamo avanti qualcosa. Questo è un po' il ponte che oggi è sempre un veliero, sono passato prima, già quando sono in arrivo, vedo fuori questo, sembra un veliero di traverso, andiamo avanti. Prima di costruzione mi hanno mandato anche delle foto di queste, ecco le cartoline, vi potete immaginare un architetto quando si trova davanti al tavolino con le cose, che gioia che uno prova, che se vedete le cartoline postali sono. Ok, e con questo vorrei ringraziare tutti i presenti qua, soprattutto la Francia, il lavoro e il lavoro che si è fatto e tutti quanti che hanno collaborato. Grazie. E adesso allora è obbligo passare la parola all'ingegnere De Miranda, che ha collaborato con Peter per la realizzazione concreta. Grazie. Dunque, allora, abbiamo visto qual è stata la storia iniziale del progetto, molto interessante. Adesso io vorrei in questi 15-20 minuti raccontare qualcosa sulla storia del progetto esecutivo e sulla storia della costruzione, e anche sulla piccola storia di questi ultimi 4 anni, perché ormai il ponte comincia ad avere, non è più un neonato, comincia ad essere un bambino, bisogna trattarlo bene. E comincerei sicuramente ricordando alcuni dei dati di questo progetto, e quindi ricordando il costruttore che è presente, Geometra De Cesaris, i progettisti, il collaudatore, il direttore dei lavori, ingegnere Di Mascio, e le caratteristiche principali tecniche del ponte. Questo ponte ha di particolare due grandi campate sospese, sono due campate di 172 metri, quella esterna, 167, quella interna ciclabile. Il motivo per cui sono così lunghe è stato spiegato, si voleva aumentare lo sviluppo per poter ridurre le rampe, ridurre lo sviluppo complessivo in lunghezza. Ma è un ponte di 466 metri di lunghezza totale. Un breve inciso, è costato intorno ai 6 milioni di euro. Il ponte di Venezia, io questo inciso lo faccio sempre quando parlo di queste cose, il ponte di Venezia costa circa, è costato più o meno 12-14, però questi sono 466 metri con delle campate di 160-170 metri. Quello di Venezia sul Canal Grande, il quarto, il ponte della Costituzione, è lungo 80 metri, quindi lungo 15 per essere, però costa il doppio. Non voglio dire che quello costa tantissimo, voglio dire che questo ha un costo ragionevole, adeguato per la sua superficie, per le sue dimensioni, ma è anche un ponte di grandi dimensioni e con qualche difficoltà nella sua realizzazione. Una delle difficoltà è il fatto che, vedete, le passerelle, la pedonale e la ciclabile sono relativamente strette, 3,20 m e 4,20 m, ma 3,20 m e su 172 è una grande snellezza orizzontale. E in questo devo dire che l'aver realizzato il tracciato in pianta in curva ha aiutato, cioè se questo tracciato fosse stato rettilineo con questo rapporto tra 172 metri e 3 metri di larghezza, sarebbe stato un ponte con una grande snellezza e quindi una forte capacità, una forte
tendenza a oscillare trasversalmente. Sarebbe stato anche, oltre che più flessibile, forse un po' più debole. Invece questa curvatura gli ha conferito rigidezza e resistenza. Però è una snellezza comunque geometrica che esiste, quindi in più la curva rende complicata la realizzazione per tanti motivi. Il progetto preliminare era un po' diverso da come è risultato poi nell'esecutivo, perché aveva come sistema di sospensione una catenaria e una serie di pendini. Tutto questo lo rendeva parecchio flessibile, per cui nella fase esecutiva è stato ritenuto opportuno renderlo più rigido attraverso un sistema di sospensione un po' diverso, che è il sistema di sospensione strallato, cioè con elementi rettilinei, anziché una serie di elementi principali a catenaria e di elementi secondari verticali o subverticali, cioè i pendini. Questo sistema strallato in generale è più rigido di un sistema sospeso. E ha reso possibile la fattibilità, soprattutto costruttiva, di questo ponte, che altrimenti sarebbe stata un po' più problematica. In ogni caso, il problema del vento era un problema importante, perché malgrado avessimo aumentato di molto la rigidezza del sistema strallato, malgrado ci fosse questa rigidezza intrinseca della curvatura in pianta, la snellezza c'è, 3 metri su 172 e 55. E il vento può essere, e il vento che a Pescara può essere forte, però qui sono state fatte prove in galleria del vento, vedete in scala abbastanza grande, adesso non mi dilungo, che hanno comportato una serie di studi, hanno portato a dei risultati. Uno dei risultati è stato quello di prevedere una serie di ammortizzatori per ridurre, per smorzare, per rendere compatibili le vibrazioni sia per effetto del vento che per effetto del passaggio dei pedoni, perché i pedoni sui ponti piuttosto snelli possono provocare delle vibrazioni che vengono mal percepite dai pedoni stessi, per cui la flessibilità e la snellezza insite nei 170 metri di campata sospesa in fronte al mare volevano dire sicurezza nei confronti del vento e sicurezza nei confronti della sensazione per peso. È nato quindi un progetto di cui vi faccio vedere semplicemente alcuni disegni significativi. Per esempio, queste sono le sezioni trasversali dell'impalcato e, come vedete, la sezione trasversale dell'impalcato è una sezione triangolare, strutturalmente formata, adesso uso termini un po' tecnici, ma formata da 3 correnti longitudinali e una serie di diagonali e una soletta di calcestruzzo superiore. Questa è la struttura formata da un traliccio torsio rigido, quindi rigido a torsione, che però è stato poi rivestito da una carenatura che gli ha poi conferito quella forma, che è la forma che si vede, che è la forma volumetrica di una sorta di cilindro a sezione ovoidale. Per esempio, giusto per vedere in 3 dimensioni come è fatta questa struttura è quindi con queste sezioni triangolari, è la zona in cui le due travi confluiscono in corrispondenza del pilone, è tutta una struttura metallica bullonata, prefabbricata in officina, premontata a piedopera in cantiere e poi montata in opera, vedremo come. Quello che può essere interessante adesso è mostrare rapidamente quelle che sono state le fasi di costruzione che voi avete vissuto, perché il ponte è stato visto dalla cittadinanza. Questa è una fortuna per la cittadinanza, non sempre succede, a volte i ponti sono in mezzo alla campagna o alle montagne. In ogni caso, qui la costruzione è avvenuta inizialmente costruendo tutte le sottofondazioni, poi le fondazioni, poi le pile.
voi siete stati testimoni del fatto che un ponte è un'opera estremamente complessa. Di solito si vedono i ponti finiti e si dice: oh, che bello, è un ponte terminato. Ma chi se ne occupa quando il ponte è finito? Quasi un dispiacere a veder dimenticato tutto il passato della costruzione, il passato che c'è stato e cui voi siete stati testimoni. Terminate le fondazioni, le sottofondazioni e le pile, si realizza per inizialmente l'antenna, e l'antenna è stata realizzata per Conci attraverso la realizzazione di due puntoni inclinati provvisori, e l'imbarcato è stato montato supportandolo temporaneamente su una serie di pile provvisorie in acciaio, delle pile articolari in acciaio. Sono state premontate a terra queste travate, poi sollevate con due autogru, con una coppia di autogru ciascuno, e posate su delle pile provvisorie e sulle pile definitive. Terminato il montaggio dell'imbarcato, terminato il montaggio dell'antenna, sono stati posizionati gli stralli, sono stati tensionati gli stralli. Quando il tensionamento degli stralli faceva sì che l'imbarcato rimanesse sospeso agli stralli e non più alle pile provvisorie, l'imbarcato si è staccato dalle pile provvisorie ed è rimasto sospeso. Sono a quel punto state tirate e ritirate le pile provvisorie ed è stato possibile collocare la soletta di calcestruzzo. È stata gettata la soletta di calcestruzzo, peraltro compressa in materiali differenziati, perché questa soletta è realizzata con un calcestruzzo leggero nella sua grande maggioranza, ma nella parte pedonale, per aumentare il peso e quindi bilanciare correttamente l'equilibrio delle forze, lì è un calcestruzzo pesante. Dato che questa soletta è inflessa trasversalmente, è stata precompressa nel suo piano. Così come sono state precompresse le pile di estremità, voi le vedete metalliche, sembrano delle pile in acciaio, sono delle pile in acciaio con dentro del calcestruzzo, delle armature, dei tagli di precompressione, che sono delle pile soggette a trazione e flessione. Va bene, ma queste sono allora immagini del sistema costruttivo. Quello che può essere interessante adesso è vedere qualche immagine della costruzione delle torri. Allora, queste sono quelle stilate provvisorie, quelle torri metalliche provvisorie che hanno realizzato, hanno consentito il sostegno delle campate. Qui è il montaggio di questa campata attraverso queste due autogru che era stata premontata a terra e poi sollevata e appoggiata sui tragli, sulle stilate provvisorie. Questa è la pila di cui vi parlavo poco fa, la pila cosiddetta P4, lato sud, quella più alta, in acciaio, riempita di calcestruzzo e precompressa, e solidarizzata al primo concio, il primo concio di impattato. Questa invece è l'antenna. L'antenna è stata realizzata per conci, per sovrapposti. Arrivati a questa altezza sono stati installati questi due puntoni, puntoni che funzionano da puntoni fin tanto che l'antenna rimane inclinata e non riceve il tiro degli strati. Ma poi successivamente, quando riceverà il tiro degli strati, che ha una componente nell'altra direzione, cioè verso la nostra sinistra, allora quei puntoni perderanno compressione e man mano si scaricheranno fino a diventare tesi. Ma subito prima di farli diventare tesi, cioè di farli entrare in trazione, verranno smontati per evitare di realizzare lo smontaggio in condizioni difficili, con forze, per cui verranno smontati nel momento in cui le forze diventeranno nulle, sarà facile smontare e loro non saranno più necessari, se forze nulle. Altre immagini che mostrano quanto è stato complicato tutta la costruzione, sia la concezione che la costruzione, è stata effettivamente un'operazione abbastanza delicata. Vedete in questo momento l'antenna installata, le campate appoggiate sulle pile provvisorie, non ancora presenti gli stralli, i quali sono stati montati successivamente attraverso una sequenza molto delicata e simmetrica, perché bisognerà mantenere in equilibrio tutta questa bilancia che avete visto poco fa, bilancia che stava prima appoggiata su una serie di pile, che rimane appoggiata esclusivamente sull'antenna attraverso gli stralli. Quindi siamo in una fase avanzata e vedete che sono state già montate queste carenature, questi centine trasversali che hanno la funzione di supportare
la rete fornisce l'aspetto visivo, l'aspetto formale, il volume dell'impalcato stesso. In fondo le reti viadotti, che invece sono in cemento armato precompresso. Quindi questa è una parte in cemento armato precompresso, questa è la parte in acciaio precestrutto e questa è la parte interamente metallica. Fase di realizzazione della soletta. E alla fine il ponte è risultato completato, sono state posizionate le reti, le carenature trasparenti, che hanno la funzione di mostrare un volume, ma di mostrare allo stesso tempo la struttura, ma allo stesso tempo di essere permeabili al vento. Fossero carenature piene, le forze del vento sarebbero all'incirca il doppio, ma soprattutto l'aspetto dinamico del vento sarebbe molto più gravoso e pesante di quanto non è in realtà. Questo ponte, in virtù di tutto quello che è stato pensato, si comporta dinamicamente abbastanza bene, ci passano sopra persone anche in grandi quantità e vibra relativamente poco, nulla. Nessuna struttura non vibra, questo tavolo in questo momento sta vibrando, quell'acqua si sta muovendo. Il problema è che le vibrazioni non devono essere percepite negativamente, quindi non devono essere eccessive. Le vibrazioni ci sono, ci saranno e rimarranno limitate. Questo è il ponte terminato. L'11 maggio sono state realizzate le prove di carico, queste sono le prove di carico del viadotto, dei pesi collocati. Di calcestruzzo, di blocchi di calcestruzzo gestite dall'amico professore Enzo Siliero, e sono state prove di carico abbastanza insomma serie, nel senso che ci abbiamo piazzato sopra dei camioncini che simulavano tutto il peso della folla compatta. Tenete presente che il peso della folla di calcolo, i 500 km² che sono stati simulati con questi camioncini, sono il peso delle persone con il loro effetto dinamico, perché per realizzare una folla di 500 kg al metro quadro dovete mettere 7 persone in un metro quadrato, è irrazionale. Le persone, la folla in realtà ha un carico minore. Ma qui è stata simulata quella folla eccezionale, quella folla dinamica, attraverso il passaggio di carico, la misura delle deformazioni, il controllo che le deformazioni erano coerenti con le aspettative. E alla fine il ponte, la conoscete meglio di me questa storia, è stato inaugurato e aperto al traffico. L'anno scorso, il 21 maggio, è successo qualcosa, e anche questo lo sapete meglio di me perché sono più vicini. Un pontone, cioè una piatta con di sopra collocata un'autogru, una gru cingolata che serviva per dragare il canale, si è avvicinata col braccio sollevato, non è questa, questa è un'altra che è passata, ma la mostro per mostrare, per spiegare la dinamica. Il braccio era sollevato, era stato dimenticato sollevato, alla fine si è avvicinata ed ha impattato col ponte ad una velocità di circa 3 nodi, che non è poco, ed era un sistema, una tante, una piatta di 250 tonnellate di staccarotta, con sopra la gru aveva nel circa. Quindi è andata a sbattere contro il ponte e a quel punto il ponte si è dimostrato resistente al lutto, perché è successo relativamente poco. Quelle strutture secondarie che avete visto prima, le centine della carenatura, si sono effettivamente deformate, piegate, rese inservibili, ma sono strutture non portanti, sono strutture secondarie. Le strutture principali, e soltanto poche strutture principali, cioè alcune diagonali, hanno subito un urto, ma hanno resistito bene. E queste sono ancora le strutture secondarie, e a questo punto l'ingegner Rossi, che è qui presente in sesta fila, mi telefona la mattina e mi dice: è successo questo, ci siamo visti abbastanza rapidamente, nel giro di pochi giorni sono partiti le prime ispezioni, i primi controlli,
e poi successivamente il progetto delle riparazioni, per cui siamo entrati nel ponte con questi cestelli per vedere cos'era effettivamente successo. I vigili del fuoco avevano detto no, vabbè, è successo questo, quest'altro, però loro non hanno la sensazione esatta delle condizioni statiche, potevano essere stati danneggiati elementi che non sembravano, ma potevano essere importanti o molto sollecitati, quindi serviva prima di tutto a vedere esattamente com'era la situazione. Anzi, questo qui è chi vi sta parlando. E vedere esattamente qual era la situazione dei danneggiamenti, misurare le deformazioni residue di queste aste, verificare staticamente se in quel momento, cioè soltanto con i carichi permanenti, perché il ponte era stato chiuso, il ponte era comunque in piena sicurezza, questa è la prima cosa che è stata verificata e dimostrata, e poi progettare un intervento di recupero che è stato fatto, per cui abbiamo effettivamente rivisto, qui abbiamo fatto con telecamere una serie di indagini su tutte le strutture interessate e anche su quelle non interessate per avere chiaro il quadro della situazione. Vedete, questi sono i segni dell'urto, ovviamente con cinture di sicurezza, perché in ogni caso ci si trovava in condizioni però molto interessanti. Sono stati realizzati i ripristini, sono state di fatto sostituite quelle aste che erano state interessate dall'urto, anche se in maniera leggera, sono state rifatte tutti quegli elementi secondari di carenatura, sono stati fatti tutti i ripristini necessari e alla fine il ponte ha recuperato integralmente la sua capacità statica ed è stato nuovamente aperto al traffico, al transito. Il traffico c'è stato soltanto un giorno. Però quello che io adesso vorrei dire è un aspetto che assolutamente non è polemico, ma l'occasione di questo evento ci ha messo in condizione di poter verificare visualmente una situazione che a mio parere non è una situazione normale, tanto più per un ponte cittadino, per un ponte importante, e cioè dal 2009, cioè il momento in cui è stato aperto il traffico ad oggi, il ponte, se non nell'evento che vi ho appena descritto, non ha ricevuto nessuna manutenzione, né alcuna ispezione né alcuna manutenzione. Esiste un piano di manutenzione, noi l'abbiamo redatto. Questo piano di manutenzione, qui c'è lo Stato Maggiore in sesta fila, deve essere assolutamente messo in campo, devono essere trovate le risorse, devono essere trattate, ma sono cose essenziali, perché a me veramente piange il cuore a vedere una situazione di questo tipo, che è una situazione che può essere recuperata facendo quello che si deve fare con i giusti tempi, ma che se invece non si fa, degrada, peggiora e diventa ancora più costoso da recuperare. Per esempio, vi mostro per concludere un diagramma che sembra complicato ma è estremamente semplice. Voi vedete in ascissa i tempi, la vita del ponte. Abbiamo 100 anni e questa è la cosiddetta vita utile. La vita utile è la vita per la quale la affidabilità è sufficientemente alta. In ascissa, in verticale verso l'alto, sono i valori di affidabilità del ponte. Sempre in ascissa, però, verso il basso, ci sono i valori di costo del ponte. Allora, se questa è la costruzione, il momento della costruzione, qualsiasi opera dell'uomo deperisce, degrada, quindi la sua affidabilità inevitabilmente diminuisce nel tempo. Il nostro scopo è che diminuisca in modo tale che alla fine della vita utile rimanga l'affidabilità superiore all'affidabilità minima necessaria. Questo lo si può ottenere con certe strutture, per esempio delle strutture in cemento armato con dei copriferri molto elevati, magari con armature verniciate di acciaio inossidabile.
e per cui è possibile ottenere anche a 100 anni un'affidabilità sufficiente senza interventi di manutenzione. Questa è la curva nera, ma non è possibile con un ponte come il nostro, è possibile con opere semplici e piccole. In generale con i ponti come il nostro ci troviamo nella condizione o blu o rossa, dove il tempo fa degradare la costruzione e l'affidabilità mano a mano diminuisce. E se non facciamo niente, l'affidabilità dopo 100 anni, dopo 50 anni, diventa inferiore dell'affidabilità necessaria per garantire i margini di sicurezza che la società si è preposta. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare degli interventi di manutenzione che ampliano, aumentano l'affidabilità, poi l'affidabilità si riduce e possiamo agire secondo questa curva rossa piena con una serie di interventi di manutenzione per garantire la vita utile della costruzione. Oppure se non facciamo niente, ad un certo punto dovremo fare un grande intervento molto costoso di grande recupero per mantenere e garantire comunque quella fidabilità. E i costi sono sicuramente minimi quando non dobbiamo fare niente, sono relativamente bassi se facciamo un piano programmato, possono diventare più alti nel tempo se non facciamo un piano programmato. Però questi costi, se il piano è programmato, sono relativamente piccoli. Se il piano non è programmato e dimenticato, diventano dei costi di milioni di euro all'improvviso, e i milioni di euro all'improvviso sono difficili da sostenere, mentre le poche decine di euro, di decine di migliaia di euro diffuse, sono facili da sostenere. Bene. Questa è la mia ultima considerazione, il mio invito per far sì che il ponte rimanga bello, sicuro, resistente, piacevole, e ammirato e goduto dalla cittadinanza nei prossimi anni. Per l'invito, quello di cui vi parlerò è ovviamente parlerò del Ponte del Mare e ne parlerò da un punto di vista più che altro percettivo. Prima di introdurre il tema del Ponte del Mare vorrei fare una breve riflessione sulle caratteristiche che un'architettura dovrebbe avere. Caratteristiche identificate da Vitruvio ma ancora oggi valide. Sicuramente un'architettura, e ricordiamo che un ponte è un'architettura, deve resistere, quindi firmitas, deve avere una sua utilitas e deve avere una sua bellezza, un suo valore estetico, venustas. Va detto però che negli ultimi 40 anni la tendenza è stata quella di concentrarsi, almeno in Italia, sugli aspetti tecnico-prestazionali dei ponti, lasciando sbiadite, lasciando in ombra invece le caratteristiche estetiche e quelle legate all'utilità. Poi negli ultimi 10 anni invece, grazie un pochino, bisogna dire delle volte con esiti discutibili, ma grazie anche all'opera delle Archistar, è stata messa in luce la qualità estetica, la caratteristica estetica dei ponti, però l'utilitas, quindi l'utilità, resta sempre un po' sbiadita. Perché resta sbiadita? Resta sbiadita perché non si può più pensare ad un ponte come un elemento fisico che collega due parti di territorio o supera un ostacolo, senza considerare il fatto che il ponte, oggi come oggi, entra in un contesto, e questo contesto è fatto di ambiente, quindi componenti fiotiche, abiotiche, è fatto di paesaggio, è fatto di una fruizione, cioè poi viene utilizzato dalle persone.
Credo però che a smentire un po' questa tendenza ci sia proprio il Ponte del Mare, perché sicuramente, come abbiamo visto, soddisfa una ampia serie di aspetti tecnico-prestazionali. È innegabile che sia una passerella, possiamo dire, di elevata qualità formale, estetica, e sicuramente ha un'utilità ampia, e io vi parlerò un pochino dell'utilità. Per capire la sua utilità bisogna fare un passo indietro e capire cosa c'era prima del Ponte del Mare. Prima c'erano quelle che io definisco arenieri separati da un fiume, due mondi diversi che si guardano ma non comunicano, due estremità di città appartenenti agli stessi confini amministrativi ma privi di un'identità collettiva, mi riferisco a questa zona in particolare ovviamente, due zone morfologicamente distinte con storie diverse. Ora, se dal punto di vista della viabilità la circolazione poteva funzionare, dal punto di viabilità, intendo dire legata alle auto sostanzialmente, ma quella ciclopedonale era invece assolutamente preclusa e veniva percepita, questa zona veniva percepita come una barriera, ma non era una barriera solo all'accessibilità, era una barriera alla conoscenza di luoghi. Quindi questi luoghi, la parte, chiaramente queste indicazioni le ho avute intervistando delle persone che hanno visto il prima e il dopo la presenza del ponte. Queste zone quindi erano un po' sconosciute, la parte a sud era sconosciuta dalla parte nord e viceversa, o comunque poco utilizzata, poco fruita. Oggi c'è il Ponte del Mare che, come vediamo, collega nord e sud, le parti nord e sud della città. Ma questo comporta tutta una serie di temi, cioè direttamente o indirettamente, in modo consapevole o meno consapevole, comunque si sono affrontati dei temi. Uno di questi, per esempio, è il nome. È interessante notare, al di là delle modalità per cui, con le quali si è pervenuti alla definizione di questo nome, è interessante notare che un ponte impostato sulle sponde di un fiume prenda poi il nome del mare, questo affaccio sul mare, e questa proiezione verso il mare. E credo che sia interessante il fatto che, adesso non ho dati aggiornatissimi, però sembra che il nome non sia stato storpiato con nomignoli denigrativi, quindi questo è un po' il segno che questo nome resiste nel tempo e quindi la collettività ha rispetto di questa opera. Questa è una prima considerazione. Poi una seconda considerazione legata al territorio, legata al luogo. Dobbiamo considerare che se si fosse operata una scelta diversa, se si fosse realizzata una infrastruttura di tipo carrabile in una zona fragile, perché siamo vicino a delle spiagge che per loro natura cambiano configurazione, ci sarebbe stato evidentemente qualche problema anche ambientale, anche perché sarebbe stato un polarizzatore di traffico. Invece l'idea di mettere una passerella in un luogo che di fatto ha una coerenza funzionale con la passerella stessa, cioè in queste spiagge c'è solo una fruizione pedonale e poi sul lungomare ciclabile, per cui una passerella ciclopedonale è perfettamente coerente con le funzioni di questo spazio, di questo luogo. Ecco, un'altra questione molto interessante è la capacità di quest'opera di fare da eco rispetto alle presenze che ci sono sul fiume e le presenze che ci sono sull'acqua. Vediamo che il sistema di elementi, di puntoni tiranti in sostanza del ponte, viene ripreso anche dalle imbarcazioni che sono presenti sullo sfondo
del porto e sul fiume Pescara. Quindi è come se il ponte, da un punto di vista figurativo, da un punto di vista formale, facesse da ponte visivo proprio tra queste due funzioni che si trovano appunto una sul fiume e l'altra al porto. Ecco, un altro aspetto interessante di questo ponte è la sua capacità di essere percepito da sotto. Questo è un problema che hanno molti ponti. Se noi pensiamo al ponte della Costituzione a Venezia, e questo è, in alcuni momenti della giornata è in ombra, si fa fatica a percepire la struttura. Invece, grazie alla sua trasparenza e alla possibilità di passarci sotto, abbiamo la possibilità sempre di avere una visione continua di questa opera. E oltre ad essere visto, poter essere visto da sotto, può essere visto anche da, ovviamente, da molti punti di vista. Qui molto rapidamente ne scorro qualcuno, tanto per renderci conto da quanti e quali punti di vista è possibile percepirlo, e anche in modo sempre diverso. Ma siamo abituati, quando si pensa al paesaggio, si è portati a pensare al paesaggio diurno, cioè visto di giorno. In realtà questo oggetto riesce ad essere anche paesaggio notturno, elemento di paesaggio notturno, proprio perché è illuminato. Ma questo ponte anche dà delle altre possibilità. Dà la possibilità di creazione, di creare relazioni di prossimità. Cioè, io le definisco relazioni di prossimità quando tanto più mi avvicino a qualcosa, tanto più succede qualcos'altro. Queste immagini sono state scattate a giugno del 2011, quando per la prima volta io andavo a vedere questa opera. E in mezzo alla trama verticale, trama degli elementi verticali, la vegetazione, i pali di illuminazione, i pali a servizio delle attrezzature della spiaggia, si comincia a capire, a intravedere che succede qualcosa di interessante, e si vede l'antenna. E si comincia a capire che qualcosa è interessante per le sue dimensioni importanti, perché si possono già confrontare rispetto al monumento e rispetto alle persone che sono sullo sfondo. Adesso non faccio vedere tutti i passaggi delle immagini, ma credo che questa sia abbastanza interessante, perché mano a mano che ci si avvicina sul lungomare Matteotti, le linee prospettiche del lungomare, della passeggiata, convergono in un punto che è anche il basamento del monumento, che dà una direzione verticale al monumento, e cominciamo a vedere delle direzioni, ma è anche, diciamo così, il punto di applicazione di una forza che i nostri occhi poi compiono verso due elementi molto importanti, verso il mare e verso il cielo. Quindi già da qui incominciamo a essere proiettati verso questa opera. Poi, man mano che ci avviciniamo, incontriamo l'imboccatura di quest'opera, incominciamo a percepire le curve di quest'opera. E poi facciamo l'esperienza dell'immersione del corpo in questo spazio. E cosa che non è banale, perché c'è un continuo cambio di direzioni. E questo è abbastanza interessante, perché mano a mano che io salgo su questa passerella, mi lascio alle spalle l'edificato, e quindi mi lascio alle spalle tutta una serie di punti di riferimento che avevo prima. Vado in quota e ho questi cambi di direzione che creano un attraversamento molto dinamico, ed è interessante notare come l'antenna prima me la trovo a sinistra, poi me la trovo a destra, e questo fa sì che io abbia continuamente un cambio di prospettive e di paesaggi. Poi si arriva verso l'affaccio proprio sul mare, incomincia anche un'altra condizione, almeno credo che, anzi mi è stato detto che questa è stata un po' la percezione per chi ha vissuto il vuoto
prima e questo pieno che si può fruire oggi, cioè la consapevolezza di un nuovo spazio, la possibilità di muoversi in quota, quindi in un punto privilegiato, in uno spazio che prima non c'era. E che cosa succede? Beh, succede qualcosa di particolare, incomincio a vedere dei paesaggi che prima non vedevo. Ma in questo caso il paesaggio non è tanto il fine, ma è lo strumento per definire nuovi confini, cioè cominciare a vedere l'area collinare, il nuovo orizzonte del mare, l'edificato, la trasformazione della città. Questo definisce nuovi confini. Però, e per, credo sia il più importante di tutti, la distruzione di una barriera che c'era prima, cioè non è stato sul punto dominante in cui prima c'era una barriera, cioè l'impossibilità di accedere uno spazio all'altro. E credo che ci sia una sorta di orgoglio nella conquista di questo spazio, nella conquista della distruzione di questa barriera. Poi si può giocare con le immagini e possiamo immaginare questa struttura per traguardare come mirino, per guardare gli spazi dello sfondo, oppure come cornice. Ma non dimentichiamo, qui non l'ho scritto, ma non dobbiamo dimenticare anche che fare l'esperienza dell'immersione del corpo in uno spazio di questo tipo significa anche percepire i suoni di questa opera e percepire le vibrazioni, purché siano entro termini tollerabili, ovviamente. Ecco, mi avvio alla conclusione. È interessante l'uso dello spazio, che l'uso di questo spazio, continuo a chiamarlo spazio perché non è solo una passerella con dei limiti fisici, è qualcosa di più quest'opera. È un luogo di accumulo e punto di partenza per ciclisti e podisti, è un luogo di sfida anche, è motivo di orgoglio per chi decide di registrare un momento importante della propria vita. E soprattutto, cosa più importante, e questo definisce un aspetto a mio avviso straordinario, che l'utilità di questo ponte non è limitata alla geometria di questo ponte, ma si propaga anche all'esterno, perché diventa volano, quest'opera diventa volano per la riqualificazione dei luoghi. Mi avvio alla conclusione. Simbolo, abbiamo visto che non è più solo il simbolo della città di Pescara, ma è il simbolo dell'Abruzzo, e quindi proviamo a immaginare che potenza, che peso specifico può avere questo rispetto a molti altri ponti in Italia. E concludo semplicemente riassumendo alcune cose che ho detto. Se noi pensiamo alla separazione, a un luogo separato, e distruggiamo questa separazione creando un collegamento, un'unione, come un'opera di un certo tipo, e incominciamo ad affrontare dei temi, come ho citato prima, mi scorro rapidamente, il tema del nome, il tema della coerenza con la fragilità del luogo, luogo di coerenze formali, quindi un'opera che abbia degli echi formali che ritroviamo all'interno del contesto, un oggetto di paesaggio diurno e notturno, una capacità di creare relazioni di prossimità, tanto più mi avvicino tanto più succede qualcosa, la possibilità di immergersi in questo spazio e avere i giochi di direzione, la possibilità di cambiare direzione, e soprattutto la possibilità di verificare la definizione di nuovi confini, e poi ancora l'uso dello spazio, pensare quest'opera come luogo di accumulo e punto di partenza, di arrivo, come dicevo prima, per podisti e ciclisti. Volano, soprattutto volano per la riqualificazione di luoghi e simbolo, poi ci sarebbero altri temi in realtà. Beh, probabilmente se cominciamo a pensare l'opera in questo modo, credo che ponti, probabilmente strade, passerelle e architettura in genere potrebbe avere un valore sociale non indifferente.
Con questo io concluso, lascio la parola poi. Adesso concludiamo questa parte, diciamo così, tecnica, della presentazione del volume, dando la parola al poeta. Ci sono diverse letture, dicevo prima, c'è una lettura poetica dei Ponti e a questo punto Siliero ci darà una lettura, come dire, poetica appunto del manufatto. Grazie, l'occasione di tornare a Pescara, che è diventata per me quasi una, beh, non posso dire la seconda città perché sono padovano, vivo a Venezia da 42 anni, la facoltà di architettura, ma certamente Pescara è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Lo ricordo ancora quando Luciano D'Alfonso mi telefona e mi dice: lei non mi conosce ma io conosco lei. Era una piaggeria di quelle che uno dice: beh, devo stare attento perché questo mi sta tirando un bidone. Non era affatto vero. Quindi dice: devo fare una cosa, vorrei che lei facesse il padrino culturale. Mi ha portato a nozze. In questo caso posso dire di essere bigamo, perché sono talmente innamorato di quest'opera che me la sto portando in giro per il mondo. E naturalmente è diventata, vuol dire, un simbolo anche di modo di affrontare il tema, per cui mi sono invitato all'ultimo periodo, circa un anno, nelle mie baite adesso sono normalmente invitato a raccontare queste cose, e il Ponte Pedonale come occasione di rigenerazione urbana. Ecco, questo tema della rigenerazione urbana ci sta particolarmente a cuore. Credo che nessuna opera di architettura come il Ponte Pedonale possa rappresentare questo modo di intendere la vita, che poi porta al centro l'uomo. Noi costruiamo per abitare, per vivere, diceva Heidegger, ponte come luogo e così via. L'amica Paroccia mi dice che sono un poeta, sì, è vero, mi sono scoperto un poeta perché ho cominciato a mettere anche su carta quello che pensavo. Farà solo ridere questa cosa, ho fatto vedere a qualcuno, ma veramente non fa tanto ridere, vado avanti. Qualcuno poi ha raccolto un po' di cose, anticipo che il prossimo anno uscirà un libricino che si chiama Il Ponte Umano, nel quale manca ancora un tassello. Me l'ha promesso 50 volte che mi è iscritto, ma io non mollo mai, non lo sanno. Beh, io vorrei parlare prima di tutto di questo libro. Questo libro è l'ennesima occasione per ripensare, rivivere questa emozione straordinaria che è stato questo ponte. Io non entro tanto nel dettaglio tecnico, lo do per scontato un po' perché l'ha raccontato, diciamo, l'insieme dei soggetti che hanno partecipato a questa avventura. Io poi l'ho collaudato, quindi ho fatto anche il tecnico, ovviamente, anzi sono chiamato per fare il tecnico e la comunicazione. Però, quando Edoardo Caroccia mi dice: beh, forse è il caso di costruire un libro, lo cureresti tu? Io dopo, perché no? E mi sono inventato, e mi invito veramente a leggere alcuni passaggi, non tanto perché li ho scritti io, alcuni altri sono stati scritti da altri, ma ispirati da me, e lo dico anche con un po' di narcisismo. Ho anche pensato di raccontare il ponte come se fosse se stesso, cioè in prima persona. Sono nato, c'ero, non c'ero. Ho avuto il timore, sono stato ferito perché mi hanno messo, come dire, queste spine nel fianco, questo fiume che vive, che ho immaginato nei secoli passati come un fiume meraviglioso. Al punto tale che poi ho, come dire, comunicato, contagiato, dico spesso, una mia carissima amica, che di fatto quale la mia nipote, Angelica Pelatella si chiama, che ha scritto un racconto sul Ponte del Mare, pubblicato, ha anche vinto un piccolo premio, ed è un libricino che ovviamente nessuno conosce perché le cose belle secondo me non vengono così. Sono esattamente abituate al brutto, che ci sembra impossibile che esista il bello. È un libricino che poi è stato pubblicato con un piccolo contributo di Pescara Abruzzo, la fondazione. Ed è un racconto del Ponte del Mare dove all'interno ci sono pure io come specie di demiurgo. È una storia di un cacciatore che per attraversare il fiume e raggiungere la sua vela rimane affogato, poi attorno a questo si costruisce tutto un percorso di vita vissuta. Io l'ho trovato straordinario
che sono riuscito a comunicare attraverso quest'opera, che l'opera ha una sua valenza, come vi ho fatto vedere l'architetto Pulatti, che sto seguendo da un bel po' di anni, mi sembra stato con me, ha fatto il di ricerca con me, quindi anche io sono stato contattato da me, ma sono in molti essere contattati da me. E quindi ne è uscito un volume che, oltre a una straordinaria bellezza delle immagini, ma veramente di un livello di raffinatezza incredibile, ha anche questi pezzi che veramente vi invito a leggere, perché è una chiave di lettura diversa, avete avuto qualche piccola percezione da quello che ha raccontato Michele Pulatti, ho messo sotto un po' di persone, e quindi vederlo poi uscito mi ha fatto rivivere l'emozione dell'8 dicembre del 2009, quando eravamo tutti ghiacciati, letteralmente, mi ha ricordato un altro evento dove eravamo tutti ghiacciati, quando Luciano Alfonso disse dobbiamo parlare poco perché la gente altrimenti si ghiaccia. Io ho cercato di contenere la mia chiacchierata in 7-8 minuti e lui è un fiume in piena e se ne prese 35. Ma è la sua natura, lo conosciamo, non che lo forniamo, forse lo invitiamo. Io dico che sono come il gas, occupo tutto lo spazio disponibile, lui è guardato. Ci ho detto come premessa, perché in fondo siamo qua per presentare un libro, ovviamente è legato al ponte, si è raccontato tanto del ponte, ma voi lo vivete. A me è piaciuta un'immagine, io faccio il nonno da qualche anno e lo faccio con una gioia infinita, più bel mestiere del mondo. Bene, vedere i nonni che portano a passeggio i bottini su quel ponte, ci vanno apposta, e i bambini che dicono portami sul ponte, è una cosa, non è proprio marginale. Non solo, io poi ho raccolto, forse questo Luciano non lo sa, ho raccolto nella mia rivista Galileo che faccio da soli 24 anni, il prossimo anno faccio il 25esimo, quindi le nozze d'argento, ho raccolto alcune testimonianze di questo ponte con una foto anche di un piccolo, io non ricordo il nome, però è importante perché è una rivista fatta dagli ingegneri di Padova, io sono ingegnere per caso. Poi abbiamo pure dato due giorni dopo, dell'8 dicembre, il 10 dicembre a Bari, sono sceso perché mi hanno dato la laurea di causa per i miei ponti, quindi come dire sono momenti, è l'anno anche della mia seconda mostra ponteggiando, il 2009 è un momento significativo della mia vita. E quindi questo bambino che poi raccontava, che chiedeva al nonno di andare sul ponte a giocare, beh, sentite, io devo dire la verità, mi emoziono, forse sarà anche l'età, forse sarà il fatto che il più bel mestiere del mondo è quello del nonno, perché quando un bambino ti dice nonno ti voglio bene, tu ti fermi un momento e ti sciogli, proprio così, vedete quei film strani, ecco, perché al centro di tutto c'è l'uomo e le sue emozioni, se non c'è l'uomo non c'è emozione, e l'emozione c'è solamente se si mette in campo il cuore, e questo cuore è quello che deve guidare il progetto, è lì che volevo arrivare. Se non c'è cuore, un progetto non può nascere in questi termini. Nasce un'opera, ma non è arte. Arte non nel senso che è artistica, ma proprio arte come corporazione, arte mestieri, arte artefatto. E quindi c'è un coronamento complessivo di questo sistema, e quindi al di là della battuta, abbiamo fatto un libro, abbiamo fatto un ponte e lo viviamo, sì c'è qualche problema di manutenzione, è fatto bene Mario De Miranda, io so perfettamente come avvengono queste cose, perché in Italia si legifera pensando che le risorse siano infinite, si obbliga la gente a fare l'adeguamento sismico delle scuole e non si può fare perché non ci sono i soldi, aspettare che ci sia qualche crollo, ahimè, con qualche morto, perché prevenire, lo dicono tutti, che è molto meglio che curare, perché qualcuno ha fatto un po' di conti, negli ultimi 50 anni i disastri sono costati 65 miliardi di euro, con 40 miliardi di euro si poteva fare la prevenzione, quindi noi in realtà stiamo dilapidando un patrimonio e non siamo capaci di legiferare perché non mettiamo nella scala delle priorità le cose giuste. Faccio una sola battuta a tutti per dire come funziona l'Italia, siccome ci sono molti politici presenti e spero anche futuri, anzi sono convinti del futuro ancora di più. In Italia si spendono miliardi di euro, ci sono spesi miliardi di euro per i guardrail. Dico guardrail, andate in qualsiasi parte del mondo, i guardrail sono alti 50-60 cm, in Italia sono 1,40 m. Più ci sono tutte le barriere antirumore perché dobbiamo proteggere qualcuno che gli disturba l'orecchietta, magari ha costruito abusivamente
vicino alla strada, perché poi noi siamo capaci anche di pagare e risarcire lavorato abusivamente, quindi è successo quello che è successo in Sardegna. Ma non abbiamo i soldi per fare l'adeguamento sismico dei ponti. Allora, nella scala delle priorità, è più importante la barriera antirumore o è più importante adeguare sismicamente un ponte? Perché quando crolla un ponte, i guai non sono solamente sperando che non ci siano i morti, ma perché ci vogliono mesi per ripristinare la viabilità. Un ponte, quando viene selezionato, modifica radicalmente gli atteggiamenti operativi. È un problema sociale e quindi economico. Ecco, per dire, lo faccio per lanciare qualche messaggio, ovviamente sono anche delle regole nelle cose che dico, perché ci sono nomi e cognomi, evidentemente se sono arrivati a questo punto vuol dire che qualcuno è stato capace lobbisticamente di produrre al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, perché queste cose escono in questo modo, normative cogenti, perché in Italia le normative sono tutte cogenti, che impongono di spendere un sacco di soldi, al punto tale che se tu intervieni in un ponte, oggi sei costretto a fare l'adeguamento sismico anche solo per cambiare 4 gradi lì. Piccola digressione, adesso torno invece a fare il poeta, perché? Perché vi faccio vedere come si può giungere al ponte di Pescara, il ponte del mare, il più bel ponte che abbiamo in Italia, un ponte che io porto come vanto, che mi dispiace non essere il progettista, ma mi sento come tale, qualcuno mi dice che sono il progettista, non dico neanche più che non è vero, perché dovrei dirlo ogni volta, ma forse sono diventato in qualche modo un partecipe, guardo l'amico Pig e l'amico Mario De Miranda che sono i veri artefici di quest'opera assieme all'impresa De Cesaris. Forse voi non sapete, ma questo è Praga. Perché vado a Praga? Perché a Praga esiste uno dei ponti più pedonali più importanti del mondo della storia, che si chiama Ponte Carlo. Ponte Carlo, secondo me, è l'origine, l'archetipo del ponte di Pescara del Ponte del Mare. Perché? Perché unisce due luoghi che prima erano separati, perché è un ponte straordinariamente bello, ovviamente va collocato nel suo periodo, qualche secolo fa, ma guardiamo quanta gente ci passa. Passare sul Ponte Carlo, io ho fatto per più di qualche volta, a parte che la città è splendida, è un'emozione infinita. Ecco, io penso che se uno pensa al passato, ponte pedonale come oggetto di riqualificazione urbana, di rigenerazione urbana, ecco, può pensare a questo, ma se andiamo avanti ci possono anche essere altri luoghi dove il ponte è diventato il simbolo della città nella sua trasformazione antropologica, perché sempre attorno all'uomo si gira e siamo a Lucerna. Lucerna c'è un ponte bellissimo che è in legno, ponte che, come sapete, qualche anno fa ha subito un incendio, ma gli svizzeri sono cronometri, nell'arco di qualche mese l'hanno ricostruito. Eccolo qui, col suo bel torrione. È un'opera che percorre la dà l'emozione, che sembra di camminare sull'acqua, che questo è un aspetto interessante, come più o meno avviene anche nel nostro ponte. Andiamo avanti, siamo in Portogallo, siamo a Coimbra. Coimbra, questo ponte si chiama Pedro e Ines. Non è un errore di esecuzione quello che vedete. Vedete questo ponte nella parte centrale è sfalsato? No, quello è il simbolo di un amore contrastato, l'equivalente di Romeo e Giulietta. Pedro Ines, che poi è finito in una tragedia, nel senso che Pedro era il re di Portogallo, Ines era la sua amante, con cui ha fatto un bel po' di figli peraltro, e poi erano i suoi familiari, hanno ammazzato letteralmente assassinata Ines, poi quando è morto ha voluto il ricongiungimento. Allora, l'amore contrastato è stato interpretato dal mio amico Antonio Dauda Fonseca, professore di ponti e commissario porto, adesso in pensione, e ha immaginato che quest'opera potesse avere questa condizione, diciamo, di non collimazione completa, nel senso che in fondo bisogna anche soffrire per raggiungere il bene. Bisogna amare la sofferenza in quanto capace di generare il bene. Non è solo un fatto evangelico, è qualcosa che va più in là. Per vincere un'Olimpiade si fa una fatica immensa, perché bisogna allenarsi. L'allenamento costa fatica. Io lo so perché l'ho fatto per 6 anni, nuoto con gli sciatori a grandi risultati, però quando fai 10 km al giorno in acqua da solo, a 16-17 anni ovviamente, ti rendi conto del valore della sofferenza, che è un valore morale, un valore etico, che
quali noi dovremmo pensare la necessità, soprattutto in questo momento di crisi che siamo in Italia. Non voglio fare la predica a nessuno, sia ben chiaro. Arrivo al ponte della Costituzione, tutti lo chiamano ponte di Calatrava, a dire la verità nel periodo in cui l'abbiamo seguito, oppure quello dato questo, infatti ho perso 10 anni della mia vita in senso buono del termine, e poi il mio collaudo è un capolavoro di ingegneria legale, ha fatto giurisprudenza. Quarto ponte sul Canal Grande, ponte di Calatrava, che i veneziani e soprattutto i gondolieri hanno battezzato ponte Calabraga. 5 perizie di variante, 80 nuovi prezzi, prezzo di partenza, giusto per dire i numeretti, grosso modo quando dicono che ha regalato il progetto a Venezia, è un mio amico Calabraga, gli ho fatto la prima mostra antologica, gliel'ho fatta io nel 96 a Padova, 2 milioni di euro ha dichiarato il partito, l'hanno appaltato a 6, è finito a 12, ci sono contenziosi per 25 milioni di euro che finiranno male per il comune, ahimè, e 2 imprese che sono fallite. Questa è la cosa secondo me più disgraziata che si possa dire, perché per produrre quest'opera ci sono dei morti, non morti fisici ma morti psicologici. Ve lo faccio vedere perché anche qui c'è un problema di rigenerazione urbana, perché piazzale Roma a Venezia è tutto meno che l'accesso a una città splendida che tutto il mondo ci invidia. Continuano a metterci qualche cosa, ma alla fine entra una mezza, una specie di suc. Già chiamarsi piazzale Roma dice qualcosa che non dovrebbe essere a mio avviso, ma la posizione è questa, ma quella posizione è una posizione che non è, secondo me, completamente condivisibile, anche se funzionalmente migliore, perché qualcuno nel 500 aveva immaginato che la posizione potesse essere questa, che guarda caso va a finire in mezzo al verde. Verde a Venezia ce n'è pochissimo, quello degli alberi, tantissimo quello dell'acqua, ma che è un'altra cosa, più o meno puzzolente. E io l'ho trovata questa cosa, perché mi diverto a cercare, non direttamente, ma su tutti i miei studenti che sono i cani da tartufo, in giro a trovare di tutto, come sono meravigliosi, li adoro. Eccolo, è un'opera bellissima, forse più bel ponte che ha fatto Calatrava. Forse senza forse, andate a vedere altri ponti, sono fuori scala, sono opere che sono un monumento a se stesso e sono decontestualizzate. Quest'opera invece è ben contestualizzata, guardate anche semplicemente quei due elementi di attacco, l'unico problema è che sono a questa altezza e siccome c'è qualche persona che non è tanto alta di natura, di statura, se passa e si becca, allora gli ho fatto vedere qualche fioriero, come quello dottore il giorno che uno va a battere e va in ospedale, ti beccano immediatamente perché noi siamo tutti in libertà provvisoria, non lo sappiamo. Dettagli, non entro nel merito, non voglio fare gli elogi, ma arrivo a dire perché ritengo che il ponte del mare sia il più bel ponte che abbiamo in Italia. E il ponte di Venezia, come vedete, rosso veneziano, l'unica concessione che ha fatto Calatrava a Venezia. Ci sono cause infinite in questo momento, per cui guardate queste belle immagini notturne, perché vedete, colore e luce sono due aspetti della stessa medaglia, a fondo, e anche qui il ponte del mare lo rappresenta benissimo. Questa è una bella foto, bella e brutta allo stesso tempo, perché quello che vedete sotto è una specie di cremagliera, perché Calabrava non ha pensato che c'erano anche gli handicappati da attraversare. Non era necessario, perché lo è diventato politicamente, che ho dovuto mettere un dispositivo traslante che ci mette solo 20 minuti a passare da una parte all'altra, mentre con 4 minuti si va da una parte all'altra col vaporetto, ma il mix Calabrava più Venezia è di provincia di Nato, tocchi un pochino a Scoppia, e quindi è diventato un casus. Beh, questo ponte non è mai stato inaugurato, anche per quel motivo. E arriviamo a casa nostra, consentitemi di dire casa nostra, perché io quando vengo qua respiro polmoni pieni, perché questo ponte me lo indosso letteralmente, anche perché sono molto ingrassato ultimamente, quindi con questa bella pancia che c'ha. Ma io vorrei che questo ponte voi vi immaginaste venendo da sud, salite, vi sembra in qualche modo di proiettarvi direttamente dalla parte opposta dell'Adriatico. In fondo è un grandissimo tuffo verso il sole, verso il mare e verso l'altra sponda, ancora veneziana, perché è veneziana e quindi in qualche modo italiana.
E poi vi girate improvvisamente e vedete, soprattutto d'inverno, questo coronamento bianco di queste montagne splendide che fanno quasi, come dire, da avvolgimento, è come se ci fosse qualcuno che sta abbracciando questo ponte. E tu, quando vai di sopra, ti senti partecipe della natura. Da una parte avete l'acqua, da quell'altra avete i monti, se poi c'è la neve, il vecchio canuto bianco. Ti viene in mente anche l'annunzio, visto che qui ci ha fatto. Dopodiché possiamo fare anche qualche considerazione interessante. Per esempio, io ne ho letto una chiave di lettura anatomicamente interessante, ma questo lo lascio a voi. Ma soprattutto vorrei che noi vivessimo i momenti di trasversalità, cioè che cosa si vede. Adesso qui non si vede molta gente, ma quando siamo in estate è pieno di gente, quindi in fondo è anche un modo per affrontare il rapporto con le persone, non solo percorrendolo ma anche interagendo verso l'esterno. Ecco, questo a me sembra un altro elemento forte che è stato ben rappresentato da Michele Culati, cioè questo della interazione tra soggetto e oggetto, in cui però non si sa mai se il soggetto è l'uomo e l'oggetto è il ponte o viceversa. E anche questo, perché questo è un ponte che parla, è un ponte che dice, è un ponte che ti trasmette, è un ponte che ti emoziona, perché lo vivi costantemente, dato che ti infili, ti aspetti, come vedete sulla destra, che prima o poi questa barriera sarà superata, perché ci sarà la rigenerazione di quello spazio urbano che molto probabilmente, proprio perché è stato fatto il ponte, avrà avuto la sua accelerata. Dopo ci si mette 10 anni per avere le approvazioni, perché c'è sempre qualche pezzo di carta che manca, o qualcuno, adesso dico una battuta di quelle cattive, siccome l'opposizione deve fare opposizione a prescindere, allora va a cercare qualche firmetta che manca, e dopodiché succede che uno crea problemi, probabilmente per risolvere una questione politica. Questo è un altro aspetto che in Italia non aiuta. In Germania se ne guardano bene di fare questi ragionamenti, e noi non potevo mancare di raccontarvi anche questa scenetta. Ahimè, telefona proprio Luciano D'Alfonso, ero a Creta a un convegno, io vado anche a convegni, posti carini, insomma, naturalmente non da solo, infatti poi va normalmente a Ladies Program, io che sono invece staccanovista dalle 9 di mattina alle 8 di sera, sono sempre io ad ascoltare i miei colleghi, che non sempre sono simpatici, perché gli ingegneri sono meravigliosi, ma bisogna lasciarli un pochino là ogni tanto, perché sono proprio famosi e non c'è niente da fare. Vabbè, comunque lo faccio vedere così. Ma qui faccio anche l'ingegnere, è stato detto prima, guardate che questa orizzontalità dell'arco ha dato una robustezza complessiva di cui abbiamo avuto la prova. Non solo, ma abbiamo quasi attraverso questi carter esterni degli elementi sacrificati.